Buongiorno a tutti, siamo qui al Lago di Corbara insieme ai nostri amici della Blue River Maver e a Luca Papeschi, responsabile commerciale della Paioli Sport, l'azienda che distribuisce il marchio Maver. Siamo qui in questo fantastico lago formato dallo sbarramento sul fiume Tevere e proveremo a pescare all'inglese cercando di insidiare Gardon e Brem che popolano molto numerose questo bellissimo lago. Come prima cosa per questa pescata all'inglese prepareremo la pastura, chiaramente le nostre pasture da Brem e da Gardon marcate Maver, e vi faremo vedere un po' insieme ai ragazzi come vogliono bagnate per essere utilizzate qui per pescare soprattutto in tutta la colonna d'acqua. Siamo qui con Gianmarco e Moreno, i nostri amici della Blue River, e adesso prepariamo la pastura. Gianmarco, parlando questi giorni per preparare un po' la pescata, mi ha fatto portare della Brahmis Black e della Winter Crash. Sì. Vanno, penso, benissimo, vero, per pescare qui? Sì, è ottima come pastura. Pastura scura, adatta per il Brahmis, grana un po' più erta, diciamo, meno fine. Sì. Per far entrare qualche pesce di taglia più grande. E la mischiamo con la Winter Crash che gli dà questa meccanica per farla lavorare un po' nella calata. Nella calata. Ho portato anche tre tipi di terre diverse, che sono delle terre che qua non vengono utilizzate tanto per un discorso di nuvola di richiamo, tanto magari per appesantire la pastura, perché in questa valle, in questa apertura, chiaramente se c'è un po' di vento, essere precisi nella pasturazione, avere un mix pesante. Esatto. Sì, poi c'è anche il discorso che quando il lago tira, che lavora la diga, il lago cammina, quindi la pastura è più pesante. E rimane un po' più sul fuoco, perché sì, la corrente che si crea, esatto, nel lago. La terra di somma, classica terra che serve anche per fare un po' di nuvola, quindi se dovesse esserci della taglia piccola di pesci da fare da richiamo. La terra di fiume proprio nel caso in cui ci sia corrente. Esatto. E la terra ventilata quando abbiamo bisogno di non cambiare la meccanica della pastura, ma solo di appesantire, quindi aggiunta alla pastura bagnata ci permette di mantenere le sue caratteristiche, ma di appesantire il mix, esatto, per poterlo lanciare bene con la fionda. Diciamo che oggi è una giornata perfetta, molto calma, quindi sì, useremo una pastura con poca terra dentro, aggiungeremo un pochino solo di terra di somma per appesantirla un po', per vedere se i pesci ci entrano. Certo. Ok, adesso prepariamo il tutto. Prepariamo la pastura, ne facciamo 3 kg a testa, direi che ci bastano per pescare stamattina, quindi facciamo, ognuno di noi prepara un sacco di Brahmis Black, con un pacco di Winter Crash che è il taglio giusto, 2 kg, 1 kg sono il taglio giusto di questa pastura. La Winter Crash è una pastura molto profumata, insieme alla Brahmis crea proprio un mix perfetto, questo abbastanza scuro. Mescoliamo il tutto e ora per praticità usiamo il trapano, perché così facciamo un po' più velocemente. Come
galleggianti per questa pescata abbiamo utilizzato il modello Hermes, che è un galleggiante nato apposta per pescare fisso, come si pesca in questo lago. Ci sono circa 4 metri di profondità sui 30 metri di distanza da riva, con un bel insert per vedere le starate delle brem. La caratteristica di questo insert è che ha un'antenna abbastanza lunga, quindi riesce a tenere anche un po' di portata, a differenza dei classici insert da brem, che sono molto sensibili e molto piccoli. In questo lago, dove ci sono a volte c'è una certa corrente, c'è bisogno di avere un'antenna più portante, quindi si utilizzano degli insert più lunghi e un po' più grossi. Questo è 3,2 mm, e proprio per avere portanza, in modo che quando si draga la lenza sul fondo il galleggiante non affondi continuamente. È una serie di galleggianti disponibili da 6 grammi a 25 grammi, quindi copre tutti i range di distanza possibili, tutti i tipi di casting. Mentre stavamo parlando dei nostri galleggianti, Luca ha preso un pesce e approfitto in questo momento per andare da lui e guardare un po' che pesce è, e poi soprattutto per parlare della canna che sta utilizzando. Si tratta di un Gardon, non di grossissima taglia, un Gardon da circa 1 etto di peso. E adesso lo slamiamo e lo liberiamo, poi ci facciamo raccontare un po' da Luca come sta pescando, con che canna e il tipo di lenza che ha montato per pescare circa 30 metri. Luca sta pescando con una delle canne della collezione 2013, una Diamond Red, adesso ce la facciamo raccontare un po' da lui. Allora, ho scelto di pescare con questa canna, che si chiama Diamond Red, come ha detto Marco, perché è una canna che ha delle caratteristiche particolari. È una canna che è molto ferma nella parte posteriore e ha una vetta morbida. Questo ci facilita nell'utilizzo, nell'effettuare dei lanci che possono essere variabili, come in questo lago serve, dai 30 ai 50 metri di distanza. Ci permette di pescare con galleggianti anche da 20-25 grammi. Ha un'azione parabolica, e il fatto di avere una vetta che è morbida ci permette di sentire bene anche i Gardon, che sono da 150-200 grammi in ferrata. Però ho visto che comunque, nonostante che abbia questa azione progressiva nella parte superiore della cima e metà del secondo pezzo, ha un discreto nervo nel manico, quindi permette di forzare anche il lancio. Permette di forzare il lancio anche con dei galleggianti da 25-30 grammi di peso. Ho visto che è un doppio anello a doppio ponte sul manico, proprio per evitare che il filo si arrotoli, perché ha una tratta abbastanza corta, quindi proprio un'anellatura tipica inglese, e tutti i pezzi riportano le caratteristiche della canna, che in questo caso ha un casting di 30 grammi sulla 4,50. Questa canna l'ho utilizzata anche ostellato con dei galleggianti superiori come pesa i 30 grammi, anche con 35 senza nessun problema. È una canna che veramente, quando serve spingere, ci aiuta per arrivare a distanze veramente notevoli. In questo bellissimo posto che è il lago di Corbara ci siamo fatti consigliare una montatura dai ragazzi della Blue River, che qui ci vengono spesso e ci fanno tutte le gare regionali, provinciali e nazionali. Ci hanno suggerito di fare una montatura con dei pallini dell'otto distribuiti a una distanza di circa 20-25 cm uno dall'altro, ma uguale tra di loro. Questo ci permette di poter vedere anche le starate dei Gardon e delle brem quando la lenza scende in pesca. La lenza che stiamo adoperando porta circa 2 grammi di piombo distribuiti in 2 metri e ha un piccolo scorrimento del galleggiante di circa 30 cm, proprio per vedere le starate quando la lenza scende in pesca. Gianmarco ha un pesce, penso un pesciotto, da vedere così direi probabilmente un Gardon. E sono i primi pesci che sono entrati in pastura alle prime palle che abbiamo lanciato. Non è un pesce, ma bensì un ramo. Però la pastura che funziona benissimo anche per i rami, la nostra.
Luca è un altro pesce. Più o meno, Luca, secondo te, come quello di prima o un po' più grosso? No, la pizzatura forse è leggermente più grande, ma sarà circa 200 grammi. Sei stato ingannato dal fatto che tirasse di più, perché è una carpettina che sicuramente è molto vitale. Pesce bellino, quasi una carpetta d'acquario. La liberiamo subito. Come vedete, nel lago c'è molta erba, perché l'acqua, che fino a pochi giorni fa era parecchio alta, sta calando, è calata e quindi è cresciuta l'erba. Poi allo stesso tempo è risalito il lago e quindi ha coperto tutta la zona dove era cresciuta l'erba, e siamo costretti a pescare con non poca difficoltà per affondare il filo questa mattina. L'azione di pesca è un'azione molto dinamica, perché il lancio deve essere sempre seguito dalla pasturazione, quindi un lancio continuo di pastura a ogni lancio, proprio per fare in modo che mentre la lenza scende su tutta la colonna d'acqua, ripeto, la profondità è circa 4 metri, e la palla di pastura l'accompagna e quindi i pesci possono seguire nella calata l'esca. Noi stiamo utilizzando dei bigattini su un amo del 18 dell'11:30, e proprio per poter insidiare qualsiasi taglia di pesce. Questo è un amo famosissimo, è l'11:30, il classico amo a punta rientrante, probabilmente è stato il primo amo a punta rientrante del mercato. È un amo giapponese come tutta la serie Katana. Ami di altissima qualità, con una grande affilatura della punta, che permettono di mantenere la punta sempre in ottime condizioni durante tutta la pescata. È un innesco perfetto di tutte le esche delicate, come possono essere vermi, bigattini. Con questo amo si può utilizzare anche il mais. È un amo molto versatile, che io amo molto in tutte le pesche a mulinello. Come filo, sui nostri mulinelli stiamo utilizzando il dual band, che è un filo dalle caratteristiche molto particolari, un filo accoppiato, quindi sono due fili in uno, sono due tipi di nylon di polimero diverso accoppiati tra di loro, e in questo modo siamo riusciti ad ottenere un filo molto rigido e con delle grandi caratteristiche di tenuta, quindi è perfetto per l'utilizzo sia per la pesca all'inglese che per la pesca feeder. C'è chi lo utilizza anche per la pesca bolognese in condizioni molto gravose, come può essere la pesca a grossi pesci nei fiumi, tipo il Po, o come può essere magari qua nel Basso Tevere per pescare i barbi. Visto un po' la difficoltà dei pesci ad entrare, ho preparato un paio di chili di winter crash pura e con della terra di somma, per provare a fare un richiamo facendo un po' di macchia, vedere se magari si entra un qualche pesce un po' più velocemente. Proprio questi movimenti d'acqua, questi abbassamenti di livello, sicuramente tendono a far spostare il pesce, che fa un po' più fatica a entrare nella zona di pasturazione. Paolo che ha catturato, ho catturato una bremetta. Adesso vado a farmi raccontare come l'ha presa. Siamo qua con Paolo, che è stato nostro amico della Blue River, che ha preso la prima bremetta della giornata. Ho visto che hai messo dei bigattini vivi in mezzo alla pastura. Sì, abbiamo messo qualche vivo nella pastura. A volte le bremme sono allettate. Ma come tipo di lenza, anche tu stai utilizzando una lenza sempre con i pallini equidistanti? Con i pallini equidistanti, una lenza che parte dal pallino dello 0 al pallino del 7. Ah, lui ha fatto, a differenza di Luca che ha fatto una lenza spallinata con tutti i pallini uguali dell'8,
ha una lenza decrescente con dei pallini che partono molto più grossi e arrivano fino a un pallino del 7. E come vedete la lenza parte con dei pallini grossi, sembra quasi una lenza da cavedano molto più lunga, molto più grande. E ho visto più o meno come peso di galleggiante, 16-18 grammi più o meno. 18 grammi. La canna Diamond Red anche tu, quindi stessa tipologia di canna di Luca. E proviamo a vedere se magari queste brem sono entrate definitivamente in pastura. Sì, un pochettino all'inizio stentano, ma poi penso che ci divertiremo. Bene, grazie Paolo. Sa che Paolo è l'unico che ha l'ingrediente segreto nella pastura. Adesso proviamo a vedere. È l'unico che sta prendendo qualche brem, quindi probabilmente sta pescando in maniera diversa dagli altri. Provo ad andare a vedere un po' la profondità per vedere se riusciamo a catturare delle brem anche negli altri picchetti dove stiamo pescando. Finalmente l'esperienza e la conoscenza del posto da parte di Gianmarco ci ha fatto prendere una bella brem, anche a lui, mi sposto perché sennò prendo una bastonata col guadino. E questa per ora è sicuramente il pesce più bello che abbiamo preso come taglia. Vedo che anche lui ha aggiunto i bigattini alla pastura per provare a vedere di muovere un pochino il pesce. E una bremotta intorno ai 300-400 grammi ci è venuta a trovare. Un bel innesco, Gianmarco? Sì, ho provato un innesco più grande del solito perché dava fastidio il pesce piccolo. Ma mi sembra di capire che poi man mano che stiamo aumentando il ritmo di pasturazione i pesci pian piano stanno arrivando. Sì, sicuramente l'abbassamento dell'acqua li ha fatti allontanare. Vedo che comunque il lago è abbastanza capiente, quindi si fanno gare più o meno in quanti si riescono a far gare in questo lago? Dagli 80 alle 120 persone, è suddiviso in più zone. Questa zona è chiamata Dritta di Schiavo, che c'entrano circa 40 persone. E questa è l'unica zona del lago dove non si entra in acqua. Mentre la parte opposta, la famosa vigna chiamata o motocross, si entra in acqua perché la sponda è tutta frastagliata, quindi per dare omogeneità a tutti i pescatori danno la possibilità di entrare in acqua a circa 5, 6, 8 metri. Ma può capitare che durante una gara il livello si muova un po'? Pochissimo, poco. È raro, cioè si può abbassare o alzare di pochi centimetri, è difficile. Ma durante la gara, essendo un lago che nasce dal fiume Tever, ci saranno presenti sicuramente anche altre specie di pesci, non solo brem e gardone. No, sono presenti carpe, i famosi siluri che purtroppo hanno invaso anche il lago di Corbara. Ci sono delle sandre che parecchi pescatori, però, e black bass che vengono a pescare più che altro a spinning da natante. È navigabile, quindi sì, è navigabile. Si può utilizzare la barca. Sì, esatto. Da poco faranno il mondiale bass qua da natante. Ah, interessante. Quindi sicuramente ecco un posto dove si possono pescare tante sì, specie. Sì. Vengono a fare anche car fishing, che sono pesci anche di taglia notevole. Diciamo. È molto accessibile perché abbiamo fatto pochissimi chilometri dall'uscita dell'autostrada della 1 a Orte. Sì, e Orvieto, quindi è abbastanza facilmente raggiungibile, quindi meglio di così. Sì, anche chi viene dalla parte opposta facendo l'E45 è accessibile da due entrate, diciamo, il lago. Quindi è un posto che voi da Terni chiaramente frequentate anche abbastanza abitualmente, giusto? Sì, c'è circa 20 minuti, 25 minuti di auto, quindi una bella palestra. Palestra, specialmente per la pesca all'inglese. Bene, non è una noi non ci sono pochi campi gara all'inglese, diciamo, quindi utilizziamo questo lago per l'allenamento della pesca all'inglese. Beh, comunque adesso come esperienza personale, da quando frequentiamo un po' qualche società nel centro Italia, vedo che tecnicamente sulla pesca all'inglese i pescatori del centro sono molto preparati, perché comunque pescare in lago ti obbliga a tutta una serie di strategie, segnare il filo, i riferimenti, che non sono così banali, cioè no. La pesca all'inglese non è solo un butta una palla e va sotto il galleggiante. No. Quindi mi sembra che invece il pescatore del centro Italia sia un pescatore molto raffinato, soprattutto su questa tipologia di pesca che
Da noi sono sviluppate nei canali con i carassi, dove la precisione di pasturazione non era così essenziale una ventina di anni fa. Esatto. Mentre qui mi sembra che siamo su un livello totalmente diverso. Ho sentito Paolo che è afferrato, ho sentito una sciabolata e sicuramente è un pesciotto. Paolo, è un pesce, una brem o un'altra brem? Un gardon, un altro gardon di un paio d'etti. Con Gianmarco, che è il presidente di questa società che da quest'anno è sponsorizzata Maver, siamo qua in compagnia, speriamo di divertirci un altro po'. Ok, grazie. Grazie. Con la nostra pastura un po' più a fumare, con qualche bigatino in mezzo, ha dato i suoi frutti. Luca, dopo qualche palla, è riuscito a prendere una brem. Abbiamo anche modificato la lenza un po' più, diciamo, un po' più grezza rispetto a quelle che usano i ragazzi. L'abbiamo fatta un po' a nostro modo, abbiamo abbassata con un bulk per cercare di vedere un po' meno mangiate incalate dei gardon e cercare di pescare un po' più fermi sulla lenza. Quindi abbiamo abbassato i pallini, abbiamo fatto un bulchetto a circa un metro dall'amo con 3-4 pallini spallinati. Abbiamo abbassato i pallini, abbiamo fatto un bulk di 7-8 pallini dell'8 e solo 3 pallini spallinati fino alla girella. Questo per dare un po' più di peso al basso di lenza e cercare di pescare un po' meno incalata. Così, parlando con Luca, abbiamo provato così a vedere se qualche pesce si prendeva e subito lui infatti ha preso una brem e non ha più il disturbo dei gardon. Un orologio che Nando, il nostro agente di zona, non ha resistito, ha dovuto montare una canna anche lui, una bella Diamond Green, perfetta per gli orologi, eh? Bravi, bravi. Paolo, cosa abbiamo preso? Un gardon? Gardon. Mi sembra che Paolo oggi li sta ammazzando tutti, eh? A me la canna in mano oggi non me la fanno prendere, ma è meglio così. I pesci sono entrati un po' su tutti i picchetti, ne ha preso uno anche Moreno, ne ha uno in canna Paolo, ne ha appena preso uno Gianmarco. Si sono entrati dappertutto. Mi sembra un bel pesce questo che ha preso Moreno, eh? Oh! Un carassio! Un bel carassio di Corbara, ci mancava. Abbiamo preso una carpetta, un orologio, i gardon, la brem e Moreno, grande, grande Moreno, ci ha allietato con un carassio. Oh, mi sembra che tutti ti stiano un po' sfottendo però, eh? Ragazzi, sono così. Sono ragazzi, dai, eh? Bel pesce, anche questo è un bel innesco generoso. Sono belli tondi, i carassi quest'anno, ce ne sono anche dei più grossi? Anche più grandi, diciamo oltre anche un chilo e mezzo. Ah, proprio anche dei bei, quindi ma andranno pescati con i bigatini incollati però, più che con la pastura. Sì, A volte qualche pallinata incollata in gara funziona molto, quando la pesca sta andando sempre a scendere, a sciamare, delle mangiate, per riprendere qualche beccata di qualche pesce bello serve anche la colla. Bene. Perfetto, ti lasciamo finire di pescare perché mi sembra che se adesso è entrato il pesce. Grazie Moreno. Andiamo a vedere che vedo guadini con pesci da tutte le parti, quindi penso che la giornata stia andando per il meglio, che tutti si stiano divertendo. Le canne le stanno provando, mi sembra che lavorino benissimo, stanno pescando con terminali del 10 e del 12, quindi no, per adesso non abbiamo avuto rotture di fili, le canne anche quelle che sono più potenti hanno delle cime che ci permettono di pescare un po' più fini e quindi meglio di così la giornata non poteva andare. Luca ha preso un pesce e le cicale cantano. Giornata perfetta.
forza di pasturare sono entrati dei bei pesci, adesso questo probabilmente direi che è una carpa, direi che è una carpa, adesso proviamo a vedere se riusciamo a portarla a casa. Sicuramente qua con tutta questa erba non sarà facile, però vediamo, la canna lavora da Dio. Abbiamo tempo, quindi io vorrei vederlo. Ma quanto filo ti aveva preso? Una guadinata al volo. Ora Nando, la partita è chiusa. Sì, sì, non c'è storia. Nando, vai, prenditela te. Non è un pesce gigante, tirava un bel po', eh. Direi che con questo pesce andiamo a concludere la nostra giornata qui a Corbara. Meglio di così non si poteva terminare. Andiamo a salutare i nostri amici. E a salutare tutti, alla prossima. Una bella giornata di pesca con i nostri amici della Blue River, Fernando Bernardini e Luca Papeschi qui a Corbara. Una bella nassa di brem, un carassio, un pesce gatto, degli orologi, dei gardon e per finire questa bellissima carpa. Meglio di così non si poteva terminare e ringraziamo i nostri amici e alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.